Hola luchadores ed orgogliosi trangugiatori di vongole, ben ritrovati dal vostro Silver, dal nostro Silverius. E gli devo chiedere scusa se sono da solo in questo momento, ma Hendrik è andato un attimino a fare pipì, come sentite dallo sgocciolio, e mi ha detto vai avanti tu che a me viene da ridere. E niente, quindi siamo da soli. Sto scherzando, eccolo. Ma quanto sono babbaleo. Allora, sappiamo che non possiamo passare per quanto riguarda i dirupi, i cupi. Sì, lo so, tanto devo da menà, per il semplice fatto che tutti i mob che non abbiamo ancora menato li ho da menà, perché presumo, come sempre, che ci sia un trofeo legato alla menanza. Tigran Kaiser, saluta Massorata. Well, well. Esatto, pensa che non avrei saputo trovare parole migliori in un cesto di fragole. È una cosa meravigliosa. Allora, diciamo che magari andrei di Medicura. Sì, perfetto. Di Hendrik possiamo allegramente, pimpacemente fregarcene, perché tanto lui è pimposo. Allora, possiamo aprire le porte dell'Aquila. Biteste, l'aquila bifronte, l'aquila bifolca, l'aquila biforcuta, per trovare un gran bel seme della potenza. E il seme della potenza lo usiamo subito. Allora, e voi direte, Silver, potrebbe servirti in futuro per potenziare... No, ho deciso, basta. Aspettali un momento, che ho messo in ordine un po' di roba e adesso non trovo più. Infatti, seme della potenza e seme dell'abilità. Allora, usa, devo decidere su quale personaggio usarlo. Mi servono 3 secondi. 1, 2, 3. Ok, fatto. Perfetto, e anche l'abilità. Usa l'abilità. 81, 145. Perfetto. Farò finta di aver capito. Truce, non saper leggere il concetto dell'abilità. Oh, abbiamo creato dell'inutile allarmismo. In realtà volevo beccare il pecorvo lì. Attenzione che te possino. Va bene, buscateli tutti te. Non mi offendo mica. Porco schifo. Ah, grazie, Ma che cacchio stai facendo? Fa 7 di danno. Che cacchio tiri super difesa? Picchialo! Ma è un imbecille! Non vedo l'ora. Sì, sì, sì. Non vedo l'ora di poterlo dominare allegramente. Tu vieni qua un secondo che a te. Ah no, è vero! L'avevamo già menato dimenandolo, fra l'altro. Vabbè, fa niente, fa niente. Sempre ben accetto menare dei corvi così. A sprombattuto. Tanto questo tira ancora. Sei un inutile. Finché non ti rifaccio io il guardarobia lì, anche quello delle armi, te resti un inutile. Ok, grazie. A buon rendere. Salve messa. Ah, è difficilmente evitabile. Avrei potuto tentare di farlo fuggire. Non sono stato pronto. E moso cazzo. Scusa, ci hanno fatto prendere dall'enfasi della forma. Se tu lo sai che mi scateni l'ira interiore, e se mi si scatena l'ira interiore sono cacchi tuoi, no? Perché te lo dico, Evviva, evviva. Zompettar, zompettar. Allora, da adesso in poi se troveremo dei semi me li tengo e li userò con più sapidume. Mini medaglia, no. Ok, nel frattempo è arrivato, pronto per installazione, una correzione di un qualsivoglia bug o un aggiornamento, non so per quale motivo, ma beh. Allora, la strada più breve è questa, quindi noi andremo da questa parte. No, non vedo oggetti. Ok, perfetto. Vediamo se la tela. Ve la telate? Lei non se la tela? Ok, vada. Vada, buon uomo. Lei che è abbastanza un cornuto. Grazie. Vabbè,
Salute, eh. Saluto a voi. E saluto Massa. Ah, ecco, vedi. Intruglio strano. What is intruglio strano? Yeah. Intruglio strano è un miscuglio sconcertante in grado di confondere un singolo nemico scopare. Ah, ok. Confusione liquida. Very good. And absolutely very nice. Ok, stavo dicendo giusto appunto, se c'è una strada breve o una strada lunga, mai prendere quella più breve, distinto. Cosa mi è caduto sulla testa? Della smerdescenza? Oh, non filatevela. Non filatevela. Prendo le musse volentieri. Ok. E porca galera. Tacca, ma perché lui c'è? Ma va a far... Posso dire va a far... Così. Sgrunt. Scusi. Andiamoci. Ah, speravo di riuscire a evitarlo. Invece no! Dove sta guardando l'armatura? Allora, combatti. Tacca... Stacca subito lo slime, perché quello elargisce veleno e non c'ho voglia poi di aver petunie e paturnie. E lo so che fai big danni, fa niente. No, non mi offendo, poi mi curo. Stai sicuro che mi curo. Porca galera. Victory is ours. Sì, immagino. Come vedete non sto a usare, non sto a usare i poteri della pimpanza, perché fondamentalmente non me ne vale la pena. Allora, le segrete sono in fondo a sinistra, quindi noi andremo a destra, poi torneremo indietro, perché di sicuro riusciremo forse a tornare nella nostra cella originale, dove potremo aprire le altre cellette secondarie e via dicendo. Vero? Adesso troveremo un'imboscata un po' imboschiva. Vabbè. Ho sbagliato di uno, per una volta che non lo dico. Io oramai quando vedo degli scrigni ho l'istinto di dire mini medaglia quasi sempre, per una volta che non lo dico, stronzacchio. Qua troveremo 38 monete. No, gran panacea, vabbè. Anche perché se avessimo trovato effettivamente 38 monete precise, sarei stato tacciabile di aver spiato cose, imposti. Oh, che piacere impertugiarvela! Anche perché adesso... aspetta, 4... Sicuramente 4 mi conviene di più. Sì, stavo valutando di usare Boom. Però quando sono in gruppo conviene di più questa perché costa poco. Yeah! Fatto bene a non curarmi. 8 punti abilità... Per un totale di 89? Cosa cacchio è successo? Ma... Oh... È proprio diversa la tabella. Ok. Urca. Più 3%, vabbè, se è un babaleo più 3%. Ah. Ma perché ne abbiamo così tanti? Sì. Sì. Non è che ne facciamo gran tante di parate, però. Sì. Sì, sì. Questo magari poi con calma. E qua dobbiamo salire di qua. Costa poco. Ce lo possiamo permettere. Però queste sono spade normali.
C'è un attimo di prurito interiore. Ok, non credo funzioni con la spada normale, però... Ok. Ma almeno scopriamo cosa si rinchiude qui e cosa si rinchiude lì. Mega fendente, ok. Due spade? Oh, beh, cambia tutto allora, ragazzi. Cambia tutto. Cambia tutto, cambia assolutamente tutto. 12, i 12P sono assolutamente il nostro prossimo obiettivo. Tanto so che mi cadrà ancora la testa dello smerdo, eh. No. Ok. Evviva. Dello smerdo di ritorno? No. Pensa se ci eravamo chiusi dentro per sempre e finiva il gioco così. Con tristezza e mestizia. O mestrezza anche. Salve. Bravo, se la dia a gambe. Lei no, lei la meno io. La meno io anche perché voglio provare l'effettiva forza del nostro Silverius. Sì. Siamo messi meglio di Henry Gershert. Allora, infatti, come volevasi dimostrare. Ok, però devo andare alle spade leggere a sto punto perché è una figata. Non me ne frega niente della... Ah, aspetta, lama indomita? Ma magari lo usiamo... Lo usiamo poi, quando ne abbiamo motivo. Lo voglio provare, grazie. Apprezzo tantissimo il gesto e soprattutto il pensiero. Saluti a casa, a moglie e figli. Anche a lei e famiglia, esatto. Victory is ours. Sì, sì, bravo, bravo, bravissimo, bravo, meraviglia. Meraviglia, meraviglia delle meraviglie, bravo. Perché non trovare un'ala di pipistrello appoggiata, adagiata allegramente e alleggiadramente sul pavimento? Pavimento! Il pavimento è il tuo migliore amico, figurati i nemici. Ok. Salve, arrivo, eh! Ok, stiamo trovando mega pozioni e il fatto di aver avuto una cospicua dose di rinforzo in punti esperienza lì mi inquieta un pochino, su quello che dovremmo trovarci. Ah, ok, sì, certo, meraviglioso. A tratti stupendevole, a tratti. No, non volevo spaccare su tutto, ma non mi è concesso. Allora... subito qua. Apriamo la cella. Scusi, c'è la cella dell'ancella. Porca galera. Tre scrigni. Qualcuno sarà un macina baule lì. Di quelli che ti sgagnano. Scommetto che l'elmo di ferro è più scrauso. No. In realtà in termini di difesa no. No, ma io sto armatura mica l'abbandono, ma che sto scemo. Ma che sta a scherzare? Ma che sta a scherzare? Io ho bisogno di un falò. Questo intendevo. Va bene, almeno proviamo il mega potere pimpante della spada tonante del Silverius che sbraga. Voglio vedere quanto danno fa. Ok. Te ne fai poco di danno. Te ne fai troppo poco. Ma pensavo meglio per quel che costa in termini di sì. Scemo dell'abilità, come detto me lo tengo momentaneamente, me lo tengo. Un altro cani baule sarebbe fantastico, due nella stessa stanza. 5.000 e dai, ho sbagliato solo di 4.962. Avevo detto 38? Vabbè, ho sbagliato di un soffio la previsione. Ah, direi se scendono nella sagrata più boia.
Loro li devo da menare, per forza, perché non li ho ancora da menati da quando c'è l'ombra malvagia. Magus Pocus, Orco Canus, che bei momenti. Sverle! Urca galera! Fatto bene il contrattacco. Fatto bene il contrattacco. Bravo Silver, bravo Silverius, bravi tutti. Saluti a casa. Allora, castello di Erlador, segreto livello inferiore. Allora, andiamo con ordine. Qui ispezioniamo celle, cellette e anche... vedi che ci sono dei vasi da notte. Troveremo della caccona brutta. Guardate, se troviamo della caccona brutta... Vedo che ci sono menti perverse giapponesi molto simili alla mia. Era ovvio trovare della caccona brutta, dai. Cioè, cosa vuoi farla se non in un vaso? Cribbio, però sterco di cavallo. Oh, seme della difesa, ciccio, potresti averne bisogno. Di bisogno. Allora, sì, ci fa. Fa niente, ci riposiamo. Anche perché dobbiamo cercare di dormire in tutti i letti che troviamo, Qua possiamo leggere qualcosa? Sì. C'è un diario dell'avventura aperto sul tavolo, sarebbe perfetto. Vediamo cosa c'è scritto. Silverius, livello 40, tempo di gioco 84 ore, che come vi ho detto non sono effettivissime, perché ho lasciato anche in pausa e via dicendo. Però almeno sapete in che giorno sto registrando. In questo momento sono le 18.36 del 12 di ottobre 2018 e questo video uscirà il 1 di dicembre. È stupendo. Anche perché tante volte leggo messaggi in presa diretta, no? Silver, prova a fare questa cosa, prova a fare questa cosa, che magari quando vedete il video è già finito il gioco da due mesi. È stupenda come cosa, perché non ci posso fare nulla, non posso viaggiare indietro nel tempo. Però vi posso scrivere un messaggio dal futuro e dire... Ciao, amico! Voi non avete idea di quanto mi piace questo mob, è stupendo. Anche se quello cavallo era top più figo, veramente... Hai il dono dell'abdullanza senza fare il kebabaro, è stupendo. All is well that ends well. Sì. Sì. Io però in realtà volevo uno scudo come il suo. Cannibaule? No. Ok, ammazza. Prima mi sembrava un oggetto raro, adesso lo troviamo praticamente ad ogni angolo di via. Beh, la benda sporca non è ironica quanto la caccona brutta. La caccona brutta vince. Ciao! Allora, quindi dovrebbe essere questa dove eravamo rinchiusi in cella noi, no? Quindi finalmente possiamo aprire le famose... Ma sei cretino! Potevi farmi del male! Potevo rimanere offeso. Quindi... Là... stiamo strabordando, siamo ben oltre le 45, dovremmo essere a 47/48. Giusto? 48, fantastico. Sempre che ritroviamo l'accademia. Allora, la nostra cella era questa, la riconosciamo dal buco del pavimento. E si può discendere di nuovo, cosa che eviteremo di fare perché sinceramente non è che mi voglio rifare tutto il giro un'altra volta. Perché, cioè, fino a una certa diverti, poi puccia di secchio. Bentornato, ma qual piacere. E che te strilli. Voglio lui come alleato. Posso far cambio e dare Hendrik al popolo il pasto? Che bei momenti. C'è proprio quell'attimo di ciapa lì e ciuccia che voi non avete un'idea. Cioè, è bello tirargli quelle spadate che lui che non capisce nulla ci chiede d'onde giungano. Ok. Tanto, dato che richiede solo un secondo farlo... No, cacchio sto facendo della mia vita. Aspetta un secondo, scusa. Ok, quindi ci manca ancora la chiave per aprire i cancelletti. Quindi qui, qua e qua ci dovremmo trovare tornare una terza ed ennesima volta. Ma come sapete, il gioco prevede una seconda run diversa dalla prima. Le cose saranno
fantasticamente diverse da come le conosciamo, quindi sono prettamente molto curioso di scoprire cosa ci attende. Salve, salve, buongiorno, arrivederci, ciao. Molto curioso. Che bello. Sono entusiasta. L'ho già detto altre volte, non pensavo che questo gioco mi sarebbe piaciuto così tanto. Non avevo dubbi sul fatto che mi sarebbe piaciuto, attenzione, ma così tanto. Oh. Spada di platino, perfetto. Però finché non trovo urca. Tristan, aspetta. Tristan era di del 7, del 6? Un gigantesco dragone nero venne a sapere della cosa e mise a ferro e fuoco la città nel tentativo di uccidere il re di Moliburg. Mentre i cittadini di Elendor scappavano terrorizzati, un cavaliere solitario si frappose, allargando le braccia tra il mostro sputafuoco e i civili in fuga, come volerli proteggere dall'ira della belva. Il re di Moliburg fu talmente colpito dal gesto coraggioso e generoso che il cavaliere gli donò un bellissimo scudo la cui forma ricordava la scaglia di un grosso dragone nero. Ancora oggi quell'oggetto è custodito a Elador. Il sovrano può decidere di affidarlo al guerriero che secondo lui per nobiltà d'animo e capacità degno di essere considerato il primo cavaliere del regno. Ah. Sì. Ammazza demoni, lancio demoniaco, frusto del demonio, code del demonio. Perfetto. Quanta diavoleggianza. Stanza di Jago, che sarebbe Jasper. Perché voi non lo sapete, ma si chiama Jasper. Quindi anche la sua stanza è stata messa a soqquadro, a soqquadro. Ciao, io sono Silverius, tu chi sei? Soqquadro. Questi sono quegli attimi che valgono la pena di essere condivisi anche con i vostri amici. Per quello dovrete andare in giro ignudi per le città con una campana e un cartello con scritto a coprirvi le pudenda, logicamente, ma con scritto chiaramente iscriviti al canale del Silver Player. Anche tu devi vedere le minchiate che dice fai il Silver Player. Sì. Bravo, sei meraviglioso, guarda, mi fai quasi tenerezza. Prima o poi ne troveremo uno incazzato che ci aprirà come dei salvadanai, eh. Allora, perché arrivare qui in fondo senza che ti cada lo sbratto sulla testa? Boh, strano. Allora. Oh! Ramo! Però prima stanza! Bello che io ero convinto di non dover passare di qua, ma vabbè. Ciao, quanto sei zen. E muore zen. Scusate, ci tenevo a fare la battuta, quindi per fare la battuta dovevo attaccarlo. Turcoli e suppellettili. Scusi, non si offenda, ma suo collega è veramente indisponente, quasi spocchioso, a tratti spettinato, e vedo che una delle cose più brutte che ha portato questo terremoto e tragedia in questo luogo è la mancanza di zucche. Non ci sono più zucche da insultare, da offendere, da depredare, da distruggere, da dipanare, da spanare, zucche da spanare. Ok. This is all it's gonna wait, it's gonna watch. It's what you gonna do? Ok, speravo in qualcosa di meglio. Beh, qualcuno gradisce dei peperoni o avete un gatto a cui rifilare le zucchine per farci gli scherzoni? No, bene. Non fatelo. Non fatelo perché il gatto mediamente si caca e quando il gatto si caca ci fa male al cuoricino, eh. Non fate quegli scherzacci brutti. Questa è un'altra streca. Scusa, perché me la fai vedere e poi me la nascondi come se non ci fosse? Even the great stairway lies in ruins.
Quindi non possiamo andare al piano di sopra. Salvo che facciamo cavalluccio. The usurper will be in the throne room. He must be found and punished. Which means we must... Ah. Ma scusa, eh. Cioè, aspetta un momento. Noi siamo arrivati da qui. Quindi questo è un mob comune. Che era meglio non sfidare, perché è come la strega del dipinto. Ma la bambola, ma che bello. Che meraviglia. Me ne pentirò come sempre, ma che meraviglia. Fammi vedere una cosa. Ho bisogno di capire una cosa. Ok. Se io mi difendo recupero energia. E quindi lo posso fare senza usare le magie. Benissimo. Grazie. Perfetto. Così io posso continuamente difendermi. E tu puoi gioiosamente morire. No, voglio vedere se questo stimola la parata o... diminuisce solo l'accumulo di danni. Perché se stimolava la parata, bellissima anche l'animazione di morte. Stupendo. Stupendo, veramente. Applausi. Sta facendo il teatrino, in realtà è una spogliarellista. Allora. Scusi, ma. Qua presumo che la porta sia sigillata. Vabbè, scusi, se volevo uscire a fare un bisognino non potevo. Ah, lei non mi rifugge, scusate se ogni tanto mi ostino a menarne un paio di più, ma... Se rifugo da tutti, ok, non livellare, però... Ah, due attacchi in sequenza! Se l'attaccavi, ci levavamo il pensiero. Quindi, ha il potere, fra virgolette, dell'attacco rapido, ma il vincolo poi del non attaccare. Ok. Ah, mannaggia. Avrei giurato di poter fare il furbacchione. Aspetta che controlliamo sempre che non ci siano oggettini e scrigni sparsi in ogni dove. Andiamo al germoglio di Yggdrasil, che dovrebbe non essere più vivo, ma questo ci dà speranza per il futuro. Vi rendete conto dell'importanza di trovare ancora un germoglio sano dopo quello che è accaduto? Sette monete d'oro. Sette. Come se ci facessi qualcosa con sette monete d'oro. Sì. Il germoglio, la radice. Quindi Yggdrasil is not dead. Okay. Visto Jasper? Allora, piccola pausa. Qua capiamo il suo dolore interiore. Era come un fratello per lui, se non addirittura un vero fratello. If you insist. Curse you, Hendrik. Ah, ma lui era vecchio già da giovane. But I order you to cease your horseplay and greet our latest arrival. Bella marmocchiella, quindi quella cosa che abbiamo visto in fasce era lei. When you grow older, you will be the guardians of this great kingdom. I am counting on you. And now, so... Scusate, ho avuto un piccolo problema con il microfono un secondo, spero non si sia udito. Ok. Ne voglio uno anch'io. With my might and your wisdom, we will surely be the great... Jasper, are you listening to me? No. What is this? Why, the shield of Heliodor, of course.
symbol of the kingdom's greatest. If we are destined to become such men one day, what? And how do you propose to do that? One cannot simply stroll into the kingdom. Oh, I have my ways. I just so happen to spy a sir. Huh? Oh, Stroops usa la marmocchio. Than his royal majesty. He slithered out of a secret passage behind a cupboard and set about the leftovers. That passage must lead to his chambers. Quella stanza della cucina, infatti io guardavo gli scaffali. You devil! You've solved the mystery. We meet in the kitchen at midnight. Agreed. Lo scudo era quello di Hendrix. Perché era lui che aveva un set oscuro. Of course. The passage to the king's. So this is your power, luminary? You are able to draw. Sì. The kitchen is on the north side of the castle. Sì, so dove si trova Ciccio, ci siamo passati orora, per non dire addirittura poc'anzi. Quindi torniamo brillocosamente indietro. Sono scomparsi i mob? Ah no, ok. Perché sennò mi aspettavo qualcosa di peggio. E appunto vi stavo dicendo che stavo sbirciando queste credenze che erano diverse da qualsiasi altro mobilio per il colore, e quindi mi sono fermato tentennante sull'uscio a dirmi non è questa, è questa. Avrei scommesso su quella bianca, anche se la posizione non era ottimale. I did not make it here that night, you know. I was caught trying to slip out of my chambers. Jasper was disgusted with me. We had a furious argument. But there was more happiness than strife. Life was simple. Oh, si sta aprendo con noi. I have treated you poorly. For. Ooh. Allunga la mano, allunga la mano, allunga la mano, stringigliela. My loyalties have been tested, but not by you. Whatever lies ahead. Sì, però se si aggiunge al party, magari possiamo cominciare a dargli un po' di armature, di semenze della putez, della iulenza. Possiamo scatenare la peperlizia interiore. No, eh. Fatto prendere un attimino da. Adesso troviamo un reggicalze. No, un altro mantello di pelle. Possiamo andare a vendere mantelli di pelle ai venditori di mantelli di pelle. Guida le ricette regali. Asce del re, abiti del re, vesti della regina. Mi vestirò da regina. Reso conto della 36esima conferenza annuale sul libro del Silverio, sulla prenda scoperta di sfogliarlo. Bordo e pagine sono pieni di disegni di torte e pasticcini di ogni genere, accompagnati da dettagliate descrizioni di dolci ritratti. Crema alle fragoline di bosco. La direzione a crema si abbina perfettamente alle fresche fragoline di bosco, producendo un risultato che non è azzardato definire celestiale. E ha ragione, e ha ragione, perché le fragoline di bosco sono una figata pazzesca. Se mi è concesso dirlo, se mi è concesso, vabbè, ciccia. Ciccia è fra l'altro di secchio. Allora, aspetta, qui arriviamo dalla sala del trono, ma c'è qualcosa che ci aspetta in cima alla scala? Ci andiamo dopo, lo so che dobbiamo andare di lì, Ah no, non dobbiamo andare di lì, dobbiamo andare di qui. Cioè, dobbiamo andare di qui proprio perché dobbiamo andare di là. Queste stanze le abbiamo già ispezionate, quindi in teoria non dovremmo trovare. E invece sì. Un lingotto d'oro sarà un materiale da costruzione diverso.
Aspetta. Mi piacere, l'abbiamo già letto. Grazie. E se c'è una cosa che il Silver odia è la geografia. Grazie. È strano come mi piace viaggiare, ma detesti la geografia su carta, eh. Una cosa più forte di me. È sempre stata così. Grazie. L'uomo sotto la corona. Sì, abbiamo letto anche questo. Obiettivamente, ve l'ho detto, sono stanze in cui siamo già stati, quindi non c'è nulla di male a skippare. Ok, qui siamo già entrati. No, decisamente no. Camera da letto della regina. Uè, i guanti della marchesa. Cosa ci fanno i guanti della marchesa nella camera da letto della regina? C'è qualche intrufolo intruglioso tra la zafere? Oh. Anelli della cura, anelli dell'allontanamento, anelli dell'immunità, anelli della verità, anelli della luna, allarmanelli, anelli della ragione, dello stregone e pietre stregonesche. Sti cacchi. Cioè che abbiamo trovato qualcosa di intrigante, eh? Io e mio patro. Ciao patro. Allora, il coso è nella sala del trono, quindi. Sì, lo so. Grazie. Sciampista. Così, scioltezza. Tanto è bello che tu venga sempre da sola, mai accompagnata da altri mobs. Apprezzo molto il pensiero. Se attacchi anche tu invece di continuare a far super difesa multipla. Vedi, con due colpi la scassi. Quindi. All is well that ends well. Sgana one. Ah, ok. Lei non custodisce uno scrigno, quindi la lasciamo buona buona. Dato che dobbiamo andare di là, ispezioniamo prima di qua. Tanto non dovrebbe essere grandissimo questo piano che ricordiamo di aver anche già. Vi ricordate che c'era il fantasmino che non capivo cosa indicasse e via dicendo? Ora non c'è. Oh. Albert. Puccia di secchio a tutto andare. Sì, dai che abbiamo fretta. Non ci ostruisca troppo. Questo si dice andare di fretta. Possiamo sbirciare dall'alto quello che ci aspetta? No, vero, non potevamo guardarvi sotto. Ok, salve. Saluto a voi, grande mago, grande, grandissimo mago. Ok. Uno zecchino, d'oro zecchino! Oh, vabbè, da qua ce ne dovremo andare. Cavalcando draghi volanti verso cieli lontani e sconosciuti! Boom, baby! Adesso sarà bene che comincio a tenermeli, perché comunque lo sviluppo del nostro Silverius è abbastanza togo, quindi non abbiamo però tutto sto grande bisogno. Va bene, andiamo a conferire con colui che usurpa la sala del trono. Scusi, ma non si offenda. Anche perché così mi controllo una cosina. Ma schiaffi, signorina, schiaffi. Semplicemente schiaffi a lei. Vedi? Oh, devo essere sincero, questa mi piace ancora di più. Quell'altra era più delicata come animazione di morte. Sì, ho un debole per le bambole che muoiono. Mi conveniva di più l'altra, vero? Vabbè, fa niente. Tanto più o meno abbiamo ottenuto il medesimo risultato. Barra della vita piena, 6 punti magici spesi. Quindi,
Iago? Salve. C'è qualcuno che applaude? Ah, beh. Complimenti per le unghie. You have done well to make it here, Jasper. Non lo fare! Temper, temper. Brute force me. Anche tu te le cerchi, eh? Senza la spada di luce questo non lo meno. Why? Why did you give yourself to the darkness? Why? You? Does something amuse you? It is I who must ask you why, surely. No. No. Why is it that you always... Perché era migliore di te? Why was it always you who was given the golden opportunities? Perché ero più bravo. Why? Questo ci ha offeso per lo scudo perché aveva avuto l'altro. Ah. Ah, vabbè. Queste cose poi si pagano, eh. Well, no more. I will be... I know the truth now. Ma potrei dissentire. All that matters is pop. Quindi si comincia a far sul serio. There is one who sees the worth in me. Okay. I lost my hometown. I lost my faith, my purpose. Though some called me hero, I believed I was a... But I can protect them. It is the Luminary's duty to deliver the world from evil. Mosa cacchi tuoi. You are a traitor. Really, old friend? In effetti, la vedo grama, figlio mio. You will outdo me no longer, Hendrik. Oh, cazzaro. Jasper. Ora si presenta uno di quei famosi problemi. Ah, che ha delegato? Quanto sei figo. I am Tyrion, servant of the Lord. You would return the world to brightness? All is as the Lord of... Now, step forward. Ora ho capito perché c'era la spada ammazzademoni. Figo. Figo. Ok. Perfetto. Vabbè, puntiamo tutto sulla quantità di danno. Ah.
Livello di danno pensavo peggio, eh. Io insisto. Stavo dicendo che ora ci palesa uno di quei problemi dei Dragon Quest. Se le boss fight si fanno lunghe non so come cacciarle nei video, perché già adesso siamo messi bene come tempistiche, quindi siamo già a soglia. Vediamo, vediamo. Non so come si sviluppano le parti, quindi. None shall pass. Di nuovo? Lo devi rilanciare ad ogni giro? Urca. Io non so come stai messo, eh. Devo smetterla di tirare i colpi. Ah, un po'. Bene. Benissimo. Boom 12, Megapiro 16, quindi in teoria. Ah, no. Ok, se non ha effetti secondari. Ok, se hai voglia di tirarne ancora una, Ciccio, fai pure, eh. Allora. No! Mannaggia! Vabbè, ok. Stavo giusto dicendo, se vuoi tirare ancora una. Un aumento di difesa, fai pure, io non mi offendo. Ok, quindi adesso è il momento della cura. Ok, quindi papapero. No, no, no. Adesso mi pento di non aver sistemato le cose, eh. No, non mi vale la pena. Quindi incantesimi di cura. Ah, non posso proprio curarlo, Hendrik. Bravissimo. Vai, alla grande proprio. Diamo di attacco normale. Gli sti danni che facciamo. Wow! Grande! Grandissimo! Ok, perfetto. Sembra quasi che. So cacchielle però, eh. So cacchielle. Ok. Credo che se facciamo fuori il capo abbiamo buone possibilità che sparisca anche l'ombra. Vai tranquillo, vai, vai così. Ah, ho capo. Ah, capo combinato, bene. Pensavo peggio. Pensavo molto peggio. Ciapalie ciucia. Our triumph was never in doubt. 10.500. Sti cacchi. Ci sta. Bellissimo. No, my darling darkness. Cos'è? Un globo oscuro? Dobbiamo recuperare i globi. Ok, possiamo ripristinare tutto.
Urca. Grandioso! Stupeficium. Lo so, ti capisco. Ti capisco, è una brutta situazione. Serve prudenza, un po' di grattanza, ma soprattutto prudenza. Obsidian. Thank the heavens I have one truly faithful. È un bel cavallino. Furia cavallo del West. The darkness may have dissipated, but we cannot know what toll the bat. We must return to the last bastion. Lo scopriremo con gioia. Mamma sarà morta, logicamente, perché come vi ho detto, vedendo le sue lacrime paciocose, credo che avremo una brutta sorpresa. Vabbè. Va bene, va bene. Perfetto. Ok, Luchadores, direi che anche questo episodio fantasticissimo è giunto al termine e io spero che siate curiosi quanto me di vedere come la nostra avventura proseguirà, quindi ci vediamo nel prossimo fantasticissimo episodio di Dragon Quest XI qui sul canale del Silver Player. Alla prossima, ciao ciao!